Batti ragazzi, io sono Rob e benvenuti al mio canale. Oggi siamo qui per il consueto video acquisti per quanto riguarda ovviamente il mese di marzo. Infatti vedete che ho fatto un grandissimo recupero che comunque in copertina avrò già spoilerato, però adesso vediamo quelli che sono stati quegli acquisti veri e propri, comprendenti anche poi le uscite regolari. Iniziamo dal numero 21 di Daredevil, al prezzo modico di 3 euro. E niente, sto continuando questa nuova run di Daredevil, disegni di Marco Cecchetto sempre straordinari. Non lo sto leggendo come ben sapete perché lo leggerò poi quando la run sarà conclusa, ma è Daredevil, è il mio personaggio preferito, per cui vado su sicuro. In realtà gli spillati Marvel sono finiti e passiamo ai Bonelli, quindi agli italiani. E in questo caso abbiamo Dragonero numero 17, il sacrificio di Ianna. Disegni, ragazzi. Non so cosa dirvi, cioè, se non lo comprate siete dei pazzi, perché solo questi disegni qua meritano di essere boh, visti e rivisti all'infinito. In questo caso i disegni sono di Luca Malisan, Alex Masacci e Fabrizio Galliccia, la soggetta sceneggiatura è di Stefano Vietti. Ripeto, Dragonero è una saga fantasy italiana che io adoro all'infinito, ve lo consiglio vivamente, ragazzi, compratelo, almeno partite dal Ribelle, che comunque è ripartito dal numero 1, siamo a 17, quindi 17 numeri sono fattibili ancora da recuperare, anche se in realtà il mio consiglio è quello di recuperarlo dalla serie intera, perché la prima serie è qualcosa di cioè, eccezionale, ragazzi. In ogni caso, Dragonero è infinito. Passiamo poi ai manga, che sono poi l'acquisto più corposo, e poi passare al recupero. Hai in realtà due recuperi, se devo essere sincero, poi vi farò vedere. E abbiamo Asadora. Tutti e tre i numeri, infatti, sono riuscito a recuperare il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Non li avevo presi al tempo dell'uscita, li ho recuperati adesso dal fumettaro e niente, dai, è Urasawa, sono abbastanza tranquillo. I disegni sono sempre ottimi. Il buon Ura non tradisce mai. Ci sono anche alcune pagine a colori, il prezzo è un po' altino, sono 7,50 euro, però per Urasawa si fa, si denuncia magari ad altre serie Battle Shonen, molto semplicemente. Comunque stra consigliato, in realtà non l'ho ancora letto, ma Urasawa lo leggerò quando sarà finito. Vediamo il numero 13 di Kengan Ashura, cioè, sì, Kengan Ashura, al prezzo di 7 euro. Disegni sempre bellini, niente di eccezionale, ma fanno la loro sporca figura, storia di Jacopo Alessandrovic e disegni di Doraemon. Ho letto i primi 5 numeri, mi è piaciucchiato, ma è così da cesso, diciamo, così si menano la gente, si picchia, se volete mazzate su mazzate senza però chissà quale senso logico, ve lo consiglio, altrimenti lasciate perdere, c'è di molto meglio in giro. Andiamo poi, piuttosto lo spin-off sul padre di Senku, al prezzo di 4,90 euro, sempre ovviamente Star Comics. Disegni di Boichi classici, niente di eccezionale, bravino. Storia non l'ho letto, però piuttosto storia carina. Niente di che, consigliato se volete uno shonen per cui passare il tempo. Poi abbiamo invece poi Rikudo numero 22. Siamo quasi alla fine, infatti, di questo manga Spokon. Manca veramente pochissimo. I disegni sono, ragazzi, secondo me straordinari. In questo caso, l'autore è Yoshimatsu Matsubara. E fa sia i disegni sia la storia, disegni che a me piacciono veramente molto. È un manga sul pugilato. Io adoro i fumetti sportivi, principalmente poi sul pugilato li adoro al 100%. Non è un caso che Rokugo sia il mio fumetto in assoluto preferito, per cui non potevo farmi scappare Rikudo. Sperando che prima o poi qualcuno si degni di portare Hajime no Ippo, nonostante abbia un numero immenso di volumi. Poi andiamo Gintama numero 69 per la Star Comics a prezzo di 4,90 euro. Disegni sempre classici di Sorachi, carini, niente di eccezionale, ma sono il classico disegno shonen, ecco. Storia divertente, comica, mi fa morire da ridere. Sono fermo a leggerlo al 55 perché poi vorrei finirlo dal 55 poi tutto in una botta, così da fare le ultime saghe tutte insieme. E niente, comunque ci sta. È un bel fumetto, è un po' lungo, quindi posso dirvi che magari non è straconsigliato, però se siete amanti dei manga classici giapponesi, poi veramente li parodizza bene, ma lo fa con anche atmosfere poi classiche per quanto riguarda anche momenti drammatici, insomma, c'è tutto quello che uno può cercare: momenti drammatici, battle classico, comico,
È un manga veramente ben fatto, secondo me molto più di tanti altri manga che invece vengono osannati. Andiamo poi ai numeri 17 e 18 del capolavoro che è Slam Dunk. Sono fermo al 6, manca poco adesso finalmente per poterlo leggere. E in questo caso ovviamente storia e disegni di Stacchi Ikonoi, disegni comunque sempre ottimi. È un manga sul basket, ma non solo, questo è un manga di teppisti sul basket, di vita in generale. E ragazzi, io amo gli Spokon, per cui lo amo e lo adoro. Ma anche se non amate gli Spokon, io ve lo straconsiglio, ma ci dovrebbero essere, visto che lo straconsigliano tutti quelli che fanno gli acquisti, quindi fatemi due domande se vi è piaciuto a tutti quelli che lo acquistano. Poi, infine, abbiamo, se Planet Manga, L'Immortale, numero 15. Finalmente la fine, finalmente posso leggermi L'Immortale al prezzo di 14,90 euro, purtroppo. I disegni di Samura sono qualcosa di eccezionale. Non voglio spoilerarmi niente comunque, quindi cerco di prendere tavole che non spoilerano. E niente, finalmente potrò leggermi questo manga storico sui samurai, che è il secondo che leggo dopo Lo Wolf and Cub. Vediamo se siamo sullo stesso livello o addirittura se lo superiamo, ma io sono abbastanza fiducioso, e anche perché avevo letto i primi tre volumi ed ero piaciuto un sacco, quindi finalmente posso leggermi tutto in un fiato. Ma gli acquisti classici sono finiti, passiamo ai due grandi recuperi. Il primo che vi faccio vedere in realtà, vi faccio vedere solo due volumi, sennò ci metterei 50 anni. Infatti, vi faccio vedere One Piece, l'edizione della Gazzetta. Questo qui è il numero 34. Infatti, io avevo preso fino al numero 33 usati. Io ho recuperato poi dal 34 fino al 60. Eccolo qua. L'ho letti tutti. Ho letto quindi la saga di Genny's Lobby, Water 7, carina, la saga La saga, mi ricordo ragazzi, la saga che ho letto, vabbè, Ipel Down, Marineford, ho letto poi quella con gli zombie, insomma, che adesso non mi viene in mente. Comunque quella con gli zombie, tra l'altro, non è la mia preferita, quella che ho letto, carino ragazzi, è One Piece, ci sta, è uno dei fumetti più venduti di sempre. Thriller Bark, comunque, non so perché non mi venisse. Thriller Bark, comunque, ci sta, tra quelle che ho letto sicuramente la più bella, mi ha veramente, veramente divertito, sarà anche perché adoro Asop, ma mi ha veramente divertito con Perona, però ripeto, non è niente eccezionale secondo me, è un manga carino, ma si ferma lì, nel senso che è comunque lungo, se vi consiglierei altri recuperi, ecco, poi se avete 13, 14, 15 anni, allora ve lo straconsiglio perché è una figata, ma a 25 anni comunque risente. Se potete recuperate altro, ecco, sicuramente andate magari su Akira, andate su Wolf and Cub, andate su Homunculus, andate su 20th Century Boys, su Devilman, su Rokugyo, insomma ci sono altri fumetti che, in questo caso manga, che meritano sicuramente uno spazio maggiore rispetto a One Piece, ma anche Dragon Nero per dirvi, o Daredevil, secondo me sono molto meglio, quindi poi sono gusti personali, però ragazzi siete un po' più grandicelli, magari spostatevi su qualcosa di un po' più maturo. Detto ciò, passiamo all'altro recupero grosso, grosso questo, vi faccio vedere anche tutti i numeri. Infatti ho recuperato tutti questi bei spillatoni, pam, di Devil e Hulk. Come sapete ho recuperato i primi 114 numeri di Fantastici 4 e quindi poi ho deciso di recuperare Devil e Hulk perché continuano le storie di Devil e Hulk dei Fantastici 4, continuano poi su questi fumetti della Marvel Italia. Li ho letti tutti fino al numero 27 e quindi sono quelli che vi fate vedere, infatti sono fino al numero 27. Non vi spoilerò, non vi dico se magari ne ho presi anche i video, ma eventualmente ve li farò vedere nei prossimi video. Vi faccio vedere quelli che ho letto e vi parlo di quelli che ho letto. Ho letto ovviamente, ho finito Daredevil, quel ciclo di Unknown che mi è piaciuto da morire. Ho letto poi il ciclo di Chichester, che mi è piaciucchiato, ma secondo me va un po' a scemare, non è sicuramente a livello dei precedenti, però qualcosa di positivo l'ha fatto. C'è una cover di Caduta del Paradiso, che è stato un po' l'evento clou di questo cicletto di Chichester. Eccolo qua, vedi che cambia poi il costume, diventa nero. I disegni sono di McDaniel, particolari secondo me, molto molto particolari. A me non fanno impazzire, ma non mi dispiacciono neanche. Più che altro sono un po' confusionari spesso. Chichester è molto bravo nel delineare i personaggi a livello psicologico. Può essere spesso un po' prolisso, perché comunque tende ad allungare, a spiegare tutto quanto. Però, sinceramente, la prima parte, soprattutto fino alla caduta di Kingpin, secondo me è comunque di buon livello. Ci sono alcune storie, anche tipo la storia di quando c'è Matt Murdock che prende i mezzi di trasporto
Cioè, la storia è qualcosa di fatta che prende i mezzi di trasporto e vediamo cosa succede all'interno della metropolitana, che mi sono piaciute veramente tanto. Qua c'è un po' di trash anni 90 e si vede, soprattutto le parti, la mini saga di interludio sempre di Chichester con i disegni di Scott McDaniel, finisce poi con l'albero della conoscenza, che è un'altra mini saga futuristica con computer e quant'altro. Quella mi è un po' piaciucchiata meno, è un veramente un po' pesante da leggere. Però, ragazzi, sempre Daredevil, lo adoro, mi è comunque piaciuta, sicuramente, però ci sono run fatte sicuramente meglio. Mentre per quanto riguarda Hulk, ho continuato la run di Peter David e qua devo dire che veramente la run di Peter David, tanta tanta roba. Arriva il Pantheon, Hulk torna ad essere l'unico personaggio intero. Eccolo qua. Dovrebbe essere il preludio al professor Hulk, se non sbaglio. Comunque sono tutte le personalità di Hulk, chiuse finalmente in un unico corpo. Ragazzi, è veramente, veramente bella questa run. Veramente, veramente. Cioè, molto più bella ancora delle run precedenti. E sarà anche per l'introduzione del Pantheon, che all'inizio mi stava un po' a storcere il naso, ma adesso mi sta veramente, veramente piacendo. Intrighe fa Peter David, anche a livello di commedia, sono davvero interessanti. Anche il Warwick Jones, veramente, mi sta entusiasmando. Saghe che secondo me entrano nella saga di Daredevil veramente eccezionali, quella di Transcival secondo me ragazzi è qualcosa di eccezionale, cioè veramente veramente bella, con veramente spunti di riflessione che sono ancora attualissimi. Poi vabbè, i disegni di Alcyone sono qualcosa di meraviglioso secondo me, qualcosa di veramente fuori da ogni logica. Purtroppo poi adesso già di Alcyone si è andato, cioè Gary Frank comunque ottimo, vi faccio vedere qualche disegno di Gary Frank. Tanto è anche lui eccezionale, perché ho preso un po' c'è solo Devil, c'è anche i disegni di Gary Frank, comunque è ottimo, eccolo qui, non ho da che lamentarmi. Comunque veramente veramente interessante anche questo Hulk di Peter David, non pensavo che Hulk potesse piacermi tanto, invece mi sono stupito, per cui ragazzi stra iper consigliato la run di Hulk di Peter David. Transabal mi è piaciuto veramente da morire, ma comunque tutte le storie che si susseguono hanno degli spunti di riflessione importanti, ti fanno riflettere, ti divertono, per cui Hulk è veramente, veramente interessante. Ma adesso il video acquisti è finito, grazie per avermi perso 15 minuti del vostro tempo più o meno per avermi visto e niente, ragazzi, se vi è piaciuto il video magari commentate, scrivetemi cosa ne pensate voi magari dei miei recuperi di Hulk, di Devil, degli acquisti che ho fatto mensilmente e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!